Una città in lutto, quella di Gerratana, per la tragedia improvvisa che ha coinvolto Irene Frasca, morta ieri in un incidente stradale. Irene lascia il marito e un bambino di 12 anni. Droga dal produttore al consumatore. A Comiso la polizia arresta un ragazzo che aveva fatto della propria abitazione una vera e propria centrale di coltivazione della droga. Botte e risposta tra amministrazione e opposizioni a Santa Croce. Fortemente criticato l'operato del sindaco Barone, lo stesso primo cittadino adesso si difende sui social. Un report allarmante, quello stilato dall'Anmil durante la giornata sulle vittime di incidenti sul lavoro in Sicilia. 50 morti bianche nei primi 8 mesi dell'anno. Salve a tutti e ben trovati con l'informazione di TG74. Apriamo, l'avete sentito dai titoli, con la cronaca e con quanto di tragico accaduto alle porte di Chiaramonte, dove ieri ha perso la vita in un incidente stradale Irene Frasca, 47 anni, di Gerratana. Oggi tutta la città in lutto per la perdita di una donna dedita al lavoro e alla famiglia. Guardate. Ha perso la vita subito dopo l'impatto. È l'ennesima tragedia sull'asfalto, questa volta è accaduto sulla provinciale Chiaramonte Maltempo, vicino al ristorante Antica Stazione. Una mamma di 47 anni, Irene Frasca, che ieri poco dopo le 14:30 sedeva sul lato passeggero di una Fiat Punto, è morta subito dopo lo scontro frontale con una Land Rover. Alla guida accanto a Irene un'altra donna di 51 anni, rimasta gravemente ferita e trasportata con urgenza in ospedale al Giovanni Paolo II di Ragusa, dove i medici hanno diagnosticato fratture alle costole e al femore, ma non rischierebbe la vita. L'utilitaria si è accartocciata in un ammasso di lamiere contorte, da cui i vigili del fuoco hanno dovuto faticare non poco per liberare le due donne, entrambe di Gerratana. Non sarebbero preoccupanti, invece, le condizioni di salute degli altri occupanti delle SUV, due donne e un bambino piccolo. La notizia dell'incidente in poche ore si è sparsa a macchia d'olio a Gerratana, dove Irene era molto conosciuta e apprezzata. Ieri, poco prima della sua morte, aveva lavorato nei campi insieme alla collega con cui stava facendo rientro a casa. Chi la conosceva l'ha descritta come una mamma seria ed affidabile, amante del lavoro e della propria famiglia. Il marito, pizzaiolo, e un bambino di 12 anni. Lavoratrice sin da piccola, Irene ha gestito per anni una pizzeria a Gerratana, Arte in Tavola, meglio conosciuta con il nome Don Nicola. Per questo tutta la famiglia è molto nota in città. Lo stesso sindaco di Gerratana, Bartolo Giaquinta, ha descritto Irene come una ragazza d'oro, dedita alla famiglia e al lavoro. Sul posto, per i rilievi di rito, oltre i vigili del fuoco e le ambulanze, anche la polizia provinciale. Ancora da accertare le cause dell'incidente mortale, ma già nelle scorse ore gli inquirenti hanno sentito la donna alla guida del Land Rover per una prima analisi della dinamica. Intanto la salma di Irene è stata trasferita all'obitorio di Chiaramonte Gulfi e i veicoli posti, come da prassi, sotto sequestro. Una vera e propria centrale della droga allestita in casa a Comiso, dove un ragazzo coltivava e vendeva marijuana. Sul posto la polizia ha portato alla luce quanto accadeva in una villetta nella periferia della città. Dalla coltivazione alla vendita, senza intermediari e con guadagni maggiori, sempre nel rispetto della genuinità del prodotto, anche se in questo caso il prodotto proveniente dalla terra è la marijuana, proveniente da una coltivazione di piante di cannabis, fai da te, all'interno della propria abitazione. Autore di quanto scoperto dalla polizia, un giovane di 21 anni di Comiso, che aveva ben pensato di mettersi in proprio, autogestendosi una tanto remunerata
remunerativa quanto illegale attività di spaccio di droga, per il suo scopo usava come base per la coltivazione la propria villetta alla periferia di Comiso, purtroppo per lui segnalata alle forze dell'ordine che, compiuti gli accertamenti e individuato il posto, hanno avviato tutte le indagini del caso per cogliere sul fatto il giovane pusher. Aiutati anche dai cani dell'unità cinofila di Catania, gli agenti hanno quindi proceduto con la perquisizione domiciliare, trovando in poco tempo numerosi contenitori in vetro di varie dimensioni, con all'interno della marijuana essiccata e pronta per essere consumata e ceduta. Poi un bilancino di precisione elettronico e tutto il materiale per il confezionamento della droga. Il giovane aveva ben organizzato una vera e propria filiera di produzione dello stupefacente. Infatti, in un appezzamento di terra di pertinenza dell'abitazione è stata rinvenuta una rudimentale serra costruita con listelli in legno e copertura in plastica trasparente, all'interno della quale erano coltivate 3 piante di marijuana nana con evidente inflorescenza. Infine, sempre all'interno della stessa proprietà è stato scoperto un piccolo laboratorio utilizzato per la coltivazione di altre piante di marijuana illuminate, ventilate e riscaldate attraverso apposite lampade UV e ventilatore, dove sono stati rinvenuti altri quantitativi di sostanza stupefacente già essiccata. Complessivamente sono state sequestrate 6 piante di cannabis nana, oltre a una quantità complessiva di 250 grammi di droga già essiccata. Alla luce di ciò, il giovane è stato dichiarato in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari, senza più la possibilità, però, di continuare con il proprio business. E adesso la politica. A Santa Croce non si calma il clima teso che si registra tra opposizioni e amministrazione comunale. Destinatario delle critiche il sindaco Barone, quanto fatto fino ad adesso per la città, ora è proprio il primo cittadino a replicare colpo sui social. La nostra paura, è una paura forte, è che questa amministrazione pensi a lavorare, e lo sta facendo e l'ha continuato a fare, a questo punto potrebbe farlo per altri 2 anni, non è che un asciutturno non muore quadrato, e che continua a lavorare con questo criterio alla giornata, e noi non ce lo possiamo più permettere. In sintesi, queste le paure avanzate qualche giorno fa in conferenza stampa dai 4 consiglieri di opposizione a Santa Croce Camerina. Presente anche l'ex assessore Filippo Frasca, passato nei ranghi di territorio. Quello che è emerso è stato un forte dissenso nei confronti delle scelte della maggioranza. Duro l'attacco dei consiglieri Lucio Schembari, Luca Angelo e Caterina Gambino. Tante le tematiche affrontate, dagli appena 5.000 euro nel capitolo agricoltura al nulla di fatto per la sicurezza dei cittadini di fronte al continuo proliferare dello spaccio, dalla tassa di soggiorno mai rendicontata agli errori commessi sulla caserma dei carabinieri, poi l'illuminazione pubblica, le strade, per non parlare di quel 72% di raccolta differenziata senza bonifica delle discariche, anche l'illuminazione all'ingresso delle borgate con relativa segnaletica faticosa ha fatto registrare delle criticità. In poche parole, il sindaco Giovanni Barone duramente criticato per aver fatto poco o nulla per la sua città. Tutto questo mettersi medagliette su cose che hanno fatto gli altri continua ancora, perché si parla appunto del depuratore, dell'impianto del pubblico ammenato, sono tutte cose fatte da altri, e quindi ribadisco che quando non si fa niente si cerca di approvarsi della roba degli altri, quindi bisogna portare alla città argomenti seri su cose che, dei quali io ho fatto il progetto, io ho avuto il finanziamento, io l'ho fatto io completamente, non posso andare a prendermi le cose che hanno fatto gli altri e poi dire che l'ho fatto io. Adesso però, tramite social, è proprio il sindaco che con tono pacato e sereno replica colpo su colpo agli attacchi ricevuti dall'opposizione. Barone lo fa attraverso un video dove illustra quanto fatto dalla sua amministrazione per la città. Non abbiamo fatto nulla, nulla di nostro. Non è vero. La gente lo vede. Non è così. Riparato marciapiedi, asfaltato strade, illuminato la rotonda tricolore, la pista pedonale,
e soprattutto da giorni inizierà il canale di Gronda da via Roma a scendere sulla strada di Punta Secca in Contrada Pezza, opera di cui si parla dal dopoguerra. Finalmente inizieremo i lavori e questa è una cosa nostra. Non entro in polemica con quanto detto. Un'amministrazione risponde con i fatti, con le opere e quello che faremo. Avete visto il nostro programma, i nostri progetti, quanta roba c'è da portare avanti, quanto lavoro c'è da fare e lo faremo sempre con lo stesso entusiasmo di sempre. 54 dipendenti del comune di Scicli hanno firmato nuovi contratti di lavoro che passano da 25 a 30 ore. A partire da oggi intanto ha preso avvio un'ampia fase di concertazione sindacale su più livelli. Questa mattina incontro sindacale con i lavoratori del servizio igiene ambientale, 17 ottobre incontro sindacale per il riconoscimento dell'estensione contrattuale oraria per i lavoratori comunali delle categorie A e B. Il 21 ottobre un ultimo incontro per affrontare le questioni poste dai lavoratori della ditta che si occupa dei servizi cimiteriali. Si è svolta domenica scorsa a Palermo la manifestazione principale della giornata per le vittime del lavoro, un'occasione utile per tirare le somme sullo stato di sicurezza dei lavoratori siciliani nell'isola, infatti si continua a morire di lavoro, sentite. In Sicilia, così come nel resto d'Italia, si continua a morire di lavoro. Meno incidenti, ma più morti. Nell'isola sono 50 i lavoratori deceduti nei primi 8 mesi del 2019. È il dato che è emerso domenica durante la 69esima edizione della giornata Anmil per le vittime degli incidenti sul lavoro che si è tenuta a Palermo. Lo scorso anno a livello nazionale sono stati denunciati 645.000 infortuni, di cui 1.218 mortali. Un dato quest'ultimo che rispetto al 2017 ha visto un aumento di ben il 6% con una media di oltre 3 morti ogni giorno. Un bollettino che sta proseguendo con la stessa gravità anche nel 2019. Così ha affermato il presidente dell'ANMIL, l'associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, Zuelo Forni. Quest'anno purtroppo riscontriamo un aumento di incidenti. Incidenti non calano. No, quindi noi siamo preoccupati, morti, più di 3 morti al giorno, è inaccettabile. Purtroppo noi nel paese registriamo una grande insicurezza nel mondo del lavoro e l'associazione ha costituito una scuola di testimonial, soci nostri, invalidi, grandi invalidi, che imparano a andare a testimoniare il loro infortunio nelle scuole e nelle fabbriche. Importante partire dalla consapevolezza, per questo un ruolo fondamentale, ha affermato il presidente dell'ANMIL, lo ricopre proprio la scuola. Devono rendersi conto subito i ragazzi, sia delle elementari che poi dalle scuole anche superiori, che purtroppo il lavoro, se non si ha un'adeguata formazione, comporta dei rischi con degli infortuni gravi e con anche le morti. Dello stesso pensiero anche il sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro, Francesca Puglisi, che punta l'accento sui numeri allarmanti provenienti dalle ultime analisi Istat sui decessi durante le ore di lavoro. Anche quest'anno purtroppo oltre 700 persone hanno perso la vita sui luoghi di lavoro, una media di 3 al giorno. È un tema che questo governo ha deciso di affrontare con grande risolutezza. Abbiamo istituito già un tavolo Ministero del Lavoro, Ministero della Salute insieme ai sindacati e alle organizzazioni datoriali per individuare quelle azioni urgenti da mettere in campo subito. Innanzitutto una revisione del testo unico sul lavoro,
lavoro. E poi occorre intervenire rafforzando quell'azione di prevenzione che richiede innanzitutto una nuova governance a livello territoriale, ma anche un grande lavoro che ANMIL sta già facendo nelle scuole per cambiare nel profondo la cultura sulla sicurezza in questo paese. Presente anche il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, che ha preso parte alla cerimonia civile tenuta al Santa Maria dello Spasimo. Il tema centrale, ha dichiarato il primo cittadino, non è considerare il lavoro la controprestazione di una retribuzione, il lavoro è l'esercizio di un diritto umano. Ma il tema centrale è non considerare il lavoro la controprestazione di una retribuzione. Il lavoro non è la controprestazione soltanto di una retribuzione, ma è l'esercizio di un diritto umano. La persona deve stare al centro di ogni ragionamento, perché se mettiamo al centro la persona, garantiamo la sicurezza della persona. Se mettiamo al centro lo scambio tra attività lavorativa e denaro, è evidente che la persona passa in seconda fila. Per questo occorre un impegno forte di cambiamento culturale, smetterla di considerare il lavoro un fatto economico. Dare risposte alle imprese di Ispica che ricadono nella zona artigianale, questo è il senso dell'incontro che si terrà domani tra l'amministrazione comunale e la CNA di Ispica. Le imprese ispicesi, afferma il presidente della CNA di Ispica, Tonino Cafisi, attendono da anni la realizzazione dell'opera, assistendo a ritardi continui. Basti pensare che il primo atto deliberativo del Consiglio Comunale risale al 2008 e l'ultimo al 2018. Vediamo la presenza delle zone artigianali in quasi tutti i comuni e ci fa rabbia assistere a discussioni tra enti pubblici per la realizzazione della nostra area PIP. Ci aspettiamo, conclude la CNA, un grande senso di responsabilità da parte di tutti per garantire la realizzazione di un'opera importantissima in un contesto nevralgico tra l'autostrada Siracusa-Gela e il porto di Pozzallo. Debellare totalmente la polio dal mondo è l'obiettivo del Rotary Club International, da anni impegnata in questa battaglia a tutela di milioni di giovani vite. Quest'anno anche il circolo Rotary di Scicli ha aderito con una serie di iniziative. Guardate. Anche il Rotary Club Scicli scende in piazza per combattere la polio. In occasione della giornata mondiale della polio che si celebrerà il prossimo 24 ottobre, il club sciclitano del Rotary sta infatti mettendo in atto una serie di iniziative finalizzate alla raccolta fondi per eradicare finalmente questa malattia altamente contagiosa che dalla fine del 1800 ha causato milioni di vittime tra i bambini in tutto il mondo. Grazie al grande impegno del Rotary International, in prima linea a partire dagli anni 70 nella battaglia contro la polio, la malattia è scomparsa da quasi tutti i continenti, ma restano solo due nazioni in cui esistono dei focolai e deve essere completata la vaccinazione di tutti i bambini. Con la loro presenza nelle piazze, i componenti del Rotary Club che a Scicli si sono dati appuntamento domenica scorsa in piazza Busacca offrono prodotti di aziende locali in cambio di un piccolo contributo per consentire una buona raccolta fondi per raggiungere i bambini che ancora non sono stati vaccinati. Oggi siamo in piazza perché vorremmo avere una buona raccolta di fondi per aiutare il Rotary International nell'eradicazione della poliomielite a livello mondiale. Tenete conto che la poliomielite è una malattia contagiosa, altamente invalidante e anche mortale. E allora rimangono solo due nazioni, Afghanistan e Pakistan, in cui deve essere portata la vaccinazione. Dobbiamo farlo, per farlo c'è bisogno di fondi, ecco che siamo qui in aiuto al Rotary International per raggiungere questo obiettivo. All'iniziativa messa in piedi dal Rotary Club Scicli stanno contribuendo anche gli scout e l'associazione Passione Moto, che per mano del presidente Memmo Cuffaro ha contribuito alla causa
causa, non solo con un giro in moto tra le vie del paese per attirare l'attenzione sull'iniziativa, ma anche con un sostegno economico. Il Rotary Club Scicli tornerà in piazza domenica prossima con un gazebo in via Mormino Penna dalle 9 alle 21. Gli appuntamenti si concluderanno il 24 ottobre in occasione della giornata mondiale della polio con una raccolta fondi organizzata all'interno di una pizzeria di Scicli, alla presenza anche di Giuseppe Ferrera, direttore del servizio di epidemiologia dell'ASP di Ragusa, con una discussione che avrà come tema vaccini, vaccinazioni, bugie e verità. Avviato nelle scuole dell'infanzia di Comiso e Pedalino il servizio di mensa scolastica. Già ieri 660 bambini hanno avuto servito un pasto completo e bilanciato. Altrettante famiglie hanno usufruito di un servizio tempestivo e accurato, ha dichiarato il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari. Tale servizio è esteso alle classi della scuola Pirandello che effettuano il tempo prolungato. Pertanto ne beneficeranno tutti i martedì e tutti i giovedì. A pieno regime saranno forniti una media giornaliera di 750-800 pasti. Tutti i pasti sono preparati nel centro di cottura comunale allocato all'ex base NATO di Comiso. Bene, questo è tutto, non ci sono aggiornamenti, quindi l'appuntamento è con le prossime edizioni. Grazie, arrivederci.